Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera chi è già arrivato, buonasera Sir Mammy, buonasera Valtir, buonasera una ragazza qualunque linguista triestino, buonasera ad Arsun, buonasera a Divine, buonasera Radioactivity, sono up da 9 minuti. È facile. I pre-live in genere sono tra gli 8 e i 10 minuti. Ben arrivati! Non c'è il comando, no. Ma non ho mai capito perché uno vuole sapere da quanto uno è in live. Questo è curioso. Se vuoi dirmi, Radioactivity, cosa ti fa fare questa domanda e mi risolvi un dubbio amletico di Twitch. Ti vedo bello pimpante oggi, ma sì, dai, oggi sono bello pimpante. Sono andato al commercialista, ho scoperto che devo pagare un sacco di soldi, quindi tanto vale prenderla sul ridere. No, sembra giusto. Vabbè, magari era un intermezzo, era una cosa così. Quindi la prendiamo a sorridere, via, basta. Andremo poi sul lastrico, con calma e sangue freddo, giusto? Che bello, io l'ho pagato l'ultima rata delle tasse di quest'anno. Io l'ho pagata qualche settimana fa, ma le tasse non mi preoccupano perché tengo i soldi da parte prima. Invece, quando devi aprire una società nuova, il commercialista ti dà delle legnate sulle gengive, proprio così. Meglio festeggiare per le cose brutte che per le gioie. Almeno si festeggia di più e più spesso, è vero. È verissimo. Allora, questa sera Isaac. Dunque, Isaac, devo stare in basso a destra, giusto? Mi sbaglio. Parta, signor Isaac, parta. Siamo a buon punto con gli achievement. Abbiamo superato la metà del secondo salvataggio. Quindi abbiamo superato la metà in totale di quello che dobbiamo fare. Giusto? Perché... Eccoci qua, si sente l'audio. Adesso non c'era audio, sì, vedo delle barrette che si caricano. Abbiamo il primo salvataggio a posto, stiamo facendo il secondo. Si sente? Sì, perfetto. Allora, ci abbiamo da fare mille robe. Abbiamo da fare mille robe. Quasi quasi comincerei con una challenge, così per togliere un'altra dai piedi. No, XX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 
Posto? Posto. E ce l'ho la bomba. Vabbè, se andiamo avanti così tutta la run, siamo a posto. Buongiorno. Buongiorno anche a lei. Sì, grazie, arrivederla. A posto. Una chiave. La chiave è bella. Sì, non si agiti, che suda, signor Coso Grasso. Si può fare body shaming sui nemici di Isaac. Non nella vita normale, ma sui nemici di Isaac si può. È poco corretto fare body shaming sui nemici di Isaac. Ah, vogliamo delle bombe. Almeno due bombe. Prego, passi pure. Benvenuto Divine, prima volta sul canale Divine. Allora, io dovrei passare. Mi perdoni, torno dopo da lei. Ah, togliamo sti qua che girano, che mi danno un fastidio tremendo. Ok. Quelli che girano sono fastidiosissimi quando uno deve. Quando ne resta uno solo, perché non capisci da che cavolo di parte stia andando. Hop! Mi è rimasto solo lei, signor Dildo che esce dal terreno. Però io ho sempre bisogno di bombe, gioco. Non vorrei pretendere troppo Questo è bello. Questo è molto bellino. Questo mi piace. No, no, sono passato altre volte. Parlo poco, però. Ah, va bene. Bentornato, allora. Assolutamente bentornato. Questo trinket qua è uno di quelli che in assoluto fa più danni. Soprattutto contro quelli appiccica le robe alle cose. E stanno lì e gli fa saltare con calma e sangue freddo. Allora, signor Ragnetto Grigino, cosa? Se si attaccasse. Non a lei. Se
Se le si attaccasse uno di questi abbiamo finito. Grazie. Sempre le bombe io sto cercando. Chissà se è influenzato dalla luck questo trinket. Non credo che i trinket siano influenzati dalla luck, la vedo difficile, però sarebbe intero, ci so sempre bisogno di una bomba. Ho sempre bisogno di una bomba. Non ho messo il muto al cellulare. Questo potrebbe essere un errore. Allora, facciamo così, mettiamo il muto al cellulare. Voilà. Poi facciamo anche così, visto che mi sta anche venendo il mal di testa. E la serata è ancora lunga. Giusto. Tac. Allora, cerchiamo la treasure. Bastard cosa che devo aprire con le bombe però. Con pazienza facciamo i fuochini. Le prime volte che facevo le run di Isaac, tanto tempo fa, perché è un gioco che io ho ripreso sul canale, a un certo punto me lo facevo prima che lo facessero tutti, mi sentivo sempre in colpa a fare le run in cui mi mettevo a spegnere ancora robe con le bombe, in cui mi mettevo a spegnere fuochi e cacche. Cioè, lei va bene lì, grazie. Ma non si annoieranno a vedere me che spengo le cose lì. Bravissimo. Vabbè, sta ramba così. Delle volte il fuoco è bello. Sono d'accordo che delle volte il fuoco sia bello. Vabbè. Con calma. E voi due, senza aver fretta, grazie. Io le stanze grosse le lascerei per dopo. Sono uscito dalla stanza arretrando dal coso, ma questa stanza non serve a niente. C'ho un sacco di soldi e zero bombe. Cuori. Allora, se nel negozio, se nella stanza del tesoro c'è il 99 bombe, sono contento, posso dirlo. La wiki precisa che il nos goblin non è toccato dalla luck. Perfetto. Il fatto che la wiki lo precisi vuol dire che non sono l'unico pirla che se l'è chiesto, giusto? Le muopo, grazie, che è morto. Buongiorno, signor ragno. Ah, tra l'altro, quando si separa lo attacca anche la mosca sotto. Fantastico. Mi attacchi una caccola per cortesia. Ok. Allora. No, i camo andis, che sono un oggetto inutile, ma considerato che abbiamo già trovato mille altre cose. Non c'è una bomba. Partiamo dall'informazione base. Questo è un bel rischio. Sono 30 monete secche che non sappiamo se servono. Potremmo star buttando via 30 monete, ok? Ma la vita è fatta di rischi. E Isaac, ancora di più. Ok, gioco, adesso devi darci dei famigli, possibilmente. E delle bombe, quelle sempre. Avevo 3,5 di danno, che è niente, come sempre. E poi, per carità, abbiamo trovato, usato una bomba, abbiamo trovato un oggetto, abbiamo, cioè, non è che posso lamentarmi, però mi lamento lo stesso. Ecco, qua 6 bombe qua dentro. No,
2 però sono meglio che 0. Andiamo avanti. Molto simpa, ma posso farne a meno. Andiamo via. 2 è già meglio che 0, ripeto. Moschine che vanno con le moschine. Quello lì che è una bomba. Vedi che a chiedere, chiedi, chiedi. A un certo punto il gioco ti dà le bombe. Buongiorno, lei è lì. Grazie di aver partecipato. Una chiave per il prossimo piano va benissimo. Delle cacche che non ci danno niente. Ma qua si continua. Vabbè che XX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 L. Però, che miseria, quante X? Se posso permettermi. Vabbè, sarà una run da affrontare con un po' di calma. Non è una run difficile di per sé, se non siamo particolarmente sfortunati. Però. È una run che richiede un po' di pazienza, eh. Allora, abbiamo trovato il boss e una cosa l'abbiamo fatta. Ma cosa devi diventare invisibile? Devi taggare i nemici perché non ti vedono. Quindi se hai famiglie che fanno danni per far lavorare solo loro e tu non resti in disparte e non fare niente. Finché non attacchi, non ti vedono. Poi serve anche a riposizionarsi nella stanza se lo spawn iniziale è pessimo. Essenzialmente. Abbiamo 3 bombe. Una la usiamo qua. Che ci dà una chiave infinita e le bombe, perfetto, cioè è una bomba, quindi essenzialmente c'è la chiave infinita al costo di una chiave reale. Adesso io ovviamente non so più neanche dove sia le robe che devo far saltare, che ho perso tutto. Se io faccio così, dovrebbe essere un buon utilizzo di una bomba, giusto? Ne abbiamo ancora 2. Mi sembra che una fosse qua, esatto, una era qua. Che volevo far così, non serviva, e far così. Cuoricino blu, non si dice mai di no. Buongiorno a tutti, permesso, permesso. Ciao amicizia. Con calma, siete alla metà di 1000, ma uno alla volta. Un cuore. Non mi serve un cuore. Qua mi sono sbagliato io. Allora, lei se la prendiamo prima che si trasformi, sono più contento. Vabbè, una chiave. Una sacrifice. Direi che abbiamo finito le nostre opzioni, non ci resta che andare a fare il boss. Foglia Tanuki è molto più forte, mamma mia, perché sei immune con la foglia Tanuki. Però questo ti permette di spostarti all'inizio della cosa. Non ho nient'altro di utile da fare qua in giro, perché tutto il resto è bloccato da cose, robe. Qua avrei potuto spostare questa qua sotto e far saltare sia la cassa che libera la bomba. Sarebbe stata una cassa gratis quella. Ho sbagliato. Ho assolutamente sbagliato.
Ce la teniamo così, cosa volete che vi dica? Giusto? Allora, andiamo dal boss. Signor boss. Qua abbiamo trovato delle batterie. Ammetto che sono tentato. Ma sì, primo livello, posso anche farlo. Mi era meglio se mi facevi i cavoli miei. Pin, signor Pin, venga. Magic 8 Ball e The Emperor, va bene, The Emperor non mi dispiace. Ma anche solo dei cuori, delle bombe, capito Valtir? C'erano tante cose che poteva darmi il gioco. Ok, poi. Questo va bene. E questo va bene. Sacchetto. Grazie. Grazie. In realtà no. Ma dopo magari sì. Per ora no, quello. Venite, venite tutti e tre, quattro. Posto, siete stanchi? Opla. Bombe. Ammetto che non ho capito perché la caccola è volata da un nemico all'altro. Smarok adesso ci richiede di trovare dello speed up. Sicuramente ci richiede di trovare dello speed up. Dai, mi sono incastrato. Va bene, questi tasti utilissimi. Ah no, sono scemo. State qua voi. Come dico sempre io, Isaac, a volte è un gioco di pazienza e di sfruttare quello che uno ha. Innanzitutto io vorrei questo soldino qua, perché è un lock up. Ha una certa capacità di spararla, ah dai, non lo sapevo. E Algiz l'abbiamo trovato. Giusto? Riprendiamo questo. Riprendiamo, no, riprendiamo Algiz. Va bene. Sono un uomo dalle esigenze semplici. 41 monete, per esempio, un buon inizio. 48 e un proseguo ancora migliore. Ci vorrebbe lo sparo, quello che distrugge le rocce. Avete presente? Tutti fatti tranne lei, e lei adesso è fatto perché e anche qualche famiglia ovviamente, ma quello lo davo per scontato. Allora, ma la rana è bella, ma gli oggetti che mi staranno sono uno peggio dall'altro. Cioè, tanti inutili che per carità assieme ne fanno uno utile, ma non esattamente, ecco, mettiamola così.
Lei non lo sa ancora, ma è morto. Voi una, con 5-19 di danno basta tirargli una roba addosso. Venga più su, dottore. Grazie. No, non è molto più su. Poi mi spiega dove va il Mirror Buddy, eh. Per funghi è andato il Mirror Buddy. Abbiamo trovato il boss. Facciamo il boss, che ci dovrebbe dare Satana se non siamo proprio scarsi. Il bello di quegli affari lì è che non vanno via. Cioè io potrei stargli lontano e risolvere così il problema. Opla. Oh, danno, bello il danno, mi piace. Le cacole fanno un sacco di danni, fanno una marea di danni. Non ho dubbi. Allora, cioè, è già stato un bel investimento, eh. Black Lipstick. No, io continuo a tenere le caccole, grazie al gioco. È proprio difficile che tu riesca a offrirmi un qualcosa che mi faccia abbandonare queste caccole dall'effetto devastante. Poi oggettivamente anche il volo. Una volta che ho attaccato la caccola a un nemico, mi nascondo in una roccia e il problema è belle che risolto. Da farci Mega Satan con queste cose. Ma non serve fare Mega Satan. Allora, scusatemi un secondo, eh. Dunque, siccome noi siamo personcini intelligenti, innanzitutto andiamo qua. Poi andiamo in questa bella stanzona. E facciamo così. Poi, visto che siamo sempre qua, questi sono un tipo di monete che puoi fare solo se hai il volo, se no ne fai meno. Posso premere i pulsanti? Voi volete che io premi i pulsanti, vero? Perché siete delle persone orribili e volete vedermi morire male, giusto? Io, sapete che vi dico, che premo i pulsanti. Ho 5 di danno e le caccole. Mi spaventano marginalmente i pulsanti. Anche un po' perché è secondo livello, quindi non è che possono essere sti pulsanti terribili. No, invisibili non ti beccano. Puoi anche, se non erro da invisibile, puoi anche entrare, lasciare la bomba vicino alla porta e liberarti la strada. Per carità, facciamo una cosa bella, va? Ma no, non ne vale neanche la pena. Dovrebbe essere possibile tagliare le stanze da invisibili. Senza rischio.
Pillola! Puberty. Io ammetto che adesso vorrei del tears up. La velocità l'abbiamo risolta col volo, che ci ha dato anche 0,3 di coso. Le chiavi va bene. Vorrei del tears up io, se possibile. Ho un sacco di caccole e non ho paura di utilizzarle. Esattamente. Esattamente. E via. Ti sarebbe piaciuto. E invece... io posso anche far così, se fosse possibile con questo coso mirare, invece no. Vabbè, facciamo così, facciamo prima tac, chiave. Così, per voi vedere che si può. Pillola, dai. Bombs are key. Bombs are key. Eh no. Eh sì. Invece, perché qua ho la chiave, quindi arrivo comunque sotto, ci arrivo con due. Che va benissimo. Ciao Fanghi Bozzo. Ah, però io devo andare di qua. Sì, grazie. Sì, grazie. No, grazie. No, grazie, nient'altro. Molto gentile, arrivederla. Sbagliato, non dovevo far quello. Io voglio degli altri soldi. Allora, facciamo così. Ok. Dove abbiamo lasciato il trinket? Nella stanza dove era prima. Dai che ti aiuto io. Chi è che aiuti? Bravi, se ci sono dei saggi di Isaac qua attorno, potete fare una cosa molto utile, che è quella di, quando trovo degli oggetti, spiegare cosa fanno alla chat. Sarebbe una cosa utilissima. Così che io non debba farlo per tutti gli oggetti. Così chi non sa cosa sta vedendo ne capisce un po' di più, giusto? Poi se non ci avete voglia lo capisco, lo faccio io. Se invece ci avete voglia è una cosa carina. Riprendiamo questo. Torniamo indietro. Avevate capito perché ho spostato quei bariletti, vero? Riattraversiamo mezzo mondo, o almeno mezzo piano, nello specifico. E abbiamo 85 monete. E che lo devo lasciare qua questo, quindi se... Voi mi siete destino, lo stanno già facendo, bravissimi. Vabbè, chi lo sa. Mod, non mod, chi è esperto di Isaac? Che vuol far bella figura?
niente, una run di soldi, vabbè, run di soldi, di cose varie ed eventuali. Non posso avere una run così cortesemente quando faccio ultra hard. Sarebbe carino avere una run così quando uno fa ultra hard, non trovate? E invece... c'è una di quelle run che ti viene voglia di esplorare perché stai solo trovando roba bella. Solo roba bella, stiamo trovando stanze peraltro assolutamente non difficili. Poi magari la prossima stanza ci toglie tutto e ci uccide. Però per ora... hop! Tanto dobbiamo far salire i cuori, se non li facciamo salire in questo piano qui dove rischiamo veramente poco a livello di danni. Quando li dobbiamo far salire? Allora, a questo punto il boss era da tutt'altra parte. Come puoi notare dalla dimensione del piano, siamo in una challenge che in realtà è una run normale, ma tutti i piani sono enormi. Non è così tremenda come già, anzi. Al boss l'abbiamo già fatto. Vabbè, via. Era un po' che non facevamo challenge. Poi se io sbaglio il tempismo, sono pirla. E vabbè. Non so perché siete esplosi, ma cioè siete esplosi perché siete esplodete, va bene. Ci avete ragione voi, che vi devo dire. Oh no, delle punte, come farò a prendere queste monete che mi servono peraltro tantissimo? Siamo un po' lentini, perché pensavo della schivata questa qua. Su, non siete timidi, morite. Grazie. Oh, che rottura di coglioni che sei tu. Hai finito? Grazie. Ha finito. E anche lui ha finito. Per ora. Possiamo andare giù di qua. Bombe chiave. Sì, tira fuori le bombe e non mi toglie dal camouflage. Quindi posso scappare dalle stanze senza farle, volendo. Se ho tante bombe, posso tranquillamente saltare tutte le stanze che voglio. Dov'è qua? T'ho visto. C'è ancora lei. Bravissimo. Voilà. Brains, l'ho già fatta forse Brains. Che scene ti mancano? Spero in speed in Suicide King. Quasi tutte queste secondo salvataggio che facciamo dovrei finire totalmente il primo. Esatto. Mi spiace, no, non reagisco a nulla. Ho già fatto tutto di Isaac.
Speed sarà simpatica. Speed sarà simpatica da fare. Speed è veramente... La prima volta che... Le prime volte che la fai... Poi non è così difficile, Speed. Non è così tremenda. Non è tra le challenge più difficili, secondo me, Speed. Ma la devi sbagliare le prime 10 volte e poi riesci a entrare nel ritmo e la fai. Trovo che ci siano challenge molto più difficili di Speed. Ho guardato la chat. Per un secondo ho guardato la chat e ho preso danno. Immediatamente ho preso danno dopo aver guardato la chat. Siete delle persone orribili, mi avete fatto prendere del danno. Ma no, Rainbow Worm, va tanto bene il Nuzgoblin. Sì, è arrivato lui. Se resterai poi in questo canale, Funky Bozzo, scoprirei che non do tanta soddisfazione io sulle reazioni, non reagisco in maniera spropositata a nulla. Ma tipo che gli horror con me sono comedy. Sì, ho capito che mi ha salvato le chiappe e la maschera che ho trovato al primo livello. Stai fermo un secondo, Facciamo questo e andiamo via. Grazie. Cosa sarai tu? No, non mi ha fottuto la rana. Sono contento. Sono già piccole vittorie, Prendere un oggetto a caso. Ti hai procato la maschera 2 volte fila? Sì, ho visto. Ma una volta Gappi mi ha ressato 5 volte di fila. Mi è capitato che Gappi mi ressasse 5 volte di fila. Che come percentuale è bassina. Mettiamola così. Addirittura. C'è un negozio, non è che puoi tanto rovinarmi la run, te lo dico. Posso generare una pillola se vuoi, guarda. E usarla. Pheromones, va bene. Posso prendere una bomba, posso prendere un cuore blu, posso riprendere questo e posso andare via dalle balle. Di qua. Sì, e poi tra l'altro avevamo una build terribile o qualcosa che non andava e quindi non è servito a nulla, capito, il quinto resti. Perché dovevamo fare tipo Blue Baby con un cuore, una roba del genere. Qui non è servito a niente. È stata solo una morte più lenta, non è stata... Non ci ha salvato, se non erro. Se non mi ricordo male. Ma ci sono venute delle... ancora... Va bene, Penny Tears, va bene. Staran ci sta mollando di tutto. Di tutto ci sta mollando Staran. Ciao Cap Jack, buonasera. Sì, è stata una roba di quel tipo lì, non mi ricordo poi esattamente cos'era successo. Però mi ricordo che era stato inutile, cioè che non ci aveva salvato... E tu purtroppo invece te le togli saltellando, ma purtroppo muori anche. No, così. Ormone della crescita. Te. Ah. È una run fortunatissima, sono d'accordo. Mai quando uno vuol fare Mega Satan, sta run qua, eh. Vabbè, poi nella prima stanza del diavolo, la...
come si chiama? Il libro e il volo. Non... È un abbinamento che preferisco. Anche se avessi dato il Brimstone, avrei preso questi due. Non è vero. Però ci avrei pensato. Tra volo e Brimstone, io prendo volo, eh. Ve lo dico. Senza dubbio, tra volo e Brimstone prendo volo. Beh, abbiamo speso quelle 30 monete in quel livello. Ah, se le avessimo quelle 30 monete. Che ci frega a noi del coso. Abbiamo fin trovato l'orologio. Non quello bello, ma l'altro. Ci ho pensato troppo tardi, devo fermarmi qua sopra, ma non mi sono fermato. Il mio cervello ha detto fermati nello spazio dell'acqua perché c'era un altro sopra, ma il mio corpo non ha reagito. Sarà l'età. Buongiorno. Voi avete visto quanti danni fa il Nuzgoblin? Ed è un trinket che sembra un trinket inutile. È uno di quei trinket che devi imparare davvero a cosa serve dopo un po' che lo usi. E ci ha, forse serve. Esatto, la caccola è camuffata da monete, è vero. Tra l'altro abbiamo anche alzato il danno, siamo a 7,51. Allora, tu che sei il meno prevedibile di tutti. Tesori rallentati, non fate paura veramente a nessuno. Abbiamo trovato. No, dobbiamo ancora cercare la treasure in questo piano. Si è fatto salvo che dobbiamo fare il cuore di mamma in questa run qua, quindi. Cioè, facciamo adesso il cuore di mamma. Sì, va bene, mi mancavano degli oggetti, il gioco. Grazie, che mi hai dato dei consumabili. Assolutamente, e al momento posso saltare 25 stanze. Ricordatevi questo, che c'è un piano che praticamente io posso saltare a mezzo. Se voglio. Poi se al negozio trovo la mappa sono più contento. Grazie signor Coso. Può smettere di darmi i soldi, gioco. O mi dà un restock o smette di darmi i soldi, è scelta sua. Prima questo qua. Ok.
il negozio l'abbiamo trovato 93, 94, 95. E invece mi dà grid. Quindi al prossimo livello può darmi un restock e... Se non mi dà l'altro grid sono più contento, gioco. Io glielo dico. Vabbè, lei è morto. Non lo sa ancora, ma è morto. Credo, sì, è morto. Non te ne sei ancora accorto, ma sei già morto. Questo è morto pure lui. '98, '99 e le altre non mi servono niente. Questo qua mi serve. Grazie. Mancava giusto lo Steam Sale, esatto. Mi pare ci fossero gruppetti di funghi. Magari ci becchi un Magic Mushroom. È vero, se li rivediamo ci faccio caso. Una citazione di Bon Jovi. Tutto mi sembra tranne che una citazione di Bon Jovi a me. Equality non mi serve, grazie. I soldi mi hanno detto che non mi servono più. Anche delle Spectral Tears non mi dispiacerebbero, eh. Anche del... ma questo negozio... va bene. L'arcade, va bene. Aia, vabbè. Ah no, mi sembrava avesse riflesso da lì. Tutte le stanze ci sono. Ah, una citazione di Bon Jovi. Ok, ho capito cosa intendi. E tu non mi servi. Tu sì. Buongiorno. Oh yes, grazie. Se il letto non è rovinato, c'è sempre il crawl space. Se il letto è rovinato, c'è il passaggio a livello successivo. Sempre al centro del tappeto. Io sto sempre cercando una stanza del tesoro. La cap.
bene. Sempre la stanza del tesoro stiamo cercando. Così smettete di uscire al terreno. Va bene. Lo voglio. Lo voglio perché se trovo un patto di Satana gli do un cuore anziché tre cuori. Giusto? XL e di più. È molto più di XL. E taglie forti proprio. Ah, posso anche prendere questo. Vabbè, era l'ultima stanza che abbiamo trovato. Chi è? MacRoger che rinnova l'abbonamento. Grazie MacRoger, 13 mesi per noi. C'è tutta sta fatica per trovare leprosi. Va bene, prendiamo leprosi. Abbiamo finito quello che possiamo fare in questo livello. Leprosy mi fa spawnare degli orbitali che bloccano il danno quando prendo un danno. Più stanze faccio senza prendere danni, più orbitali mi spawna quando prendo danno, se non erro. Mi genera una protezione. Fondamentalmente. Tu sei antipatico. Quindi pigliati subito l'affare sulla testa lì. Appiccicato. Grazie. Più uno è il tap. Lo prendo dopo, grazie. Lo prendo subito. Hopla. Non è un piano, l'intero palazzo, sì, è un condominio ampio questo. Buonanotte Arsun. Allora, vi ricordo che io faccio, se vi piace Isaac, vi ricordo che io faccio Isaac almeno una volta a settimana. Quindi, se state vedendo questa live per la prima volta, sappiatelo. Buongiorno signore pipistrellini. Questo abbiamo fatto. Quello l'ha ucciso a fare, grazie. La cap. Chiave. Bravi, questi qua vengono fuori nelle stanze rallentati. Non so neanche più quando si trovo delle tinte, proprio perché Small Rock l'abbiamo già trovato. Cuori li abbiamo. Grazie di vederla. Grazie di essere passato. Quello è morto. Questo è morto, questo è morto. Possiamo andarci. Questo è morto. E
E non è neanche una delle run più sgrave che abbiamo fatto. La settimana scorsa ne abbiamo fatte di molto più sgrave. Ma tanto più sgrave. Questa qua è ancora normale rispetto alla run della settimana scorsa. Bravo, un ragazzo qualunque. Salve, forse lei vuole attaccarmi, vero? Esatto. Forse anche lei vuole attaccarmi, bravissimo. Era il momento corrida. Voilà. Posto, a posto. Voi siete dei fessi, abbiamo trovato un negozio. Dai, lo sapevo che c'era lui, lo sapevo. L'ho detto. Ah, vabbè, ma non ci ha dato il come si chiama? L'altro Steam Sale. Peccato. Già che c'era, poteva darci l'altro Steam Sale. Sì, lo so. Ma questa se entri dritto non ti fa niente. Così. Al di fuori del fatto che non mi preoccupava prendere mezzo cuore di danno o un cuore di danno, non mi cambiava assolutamente niente. Però... nello specifico, in quella stanza lì, se entri, se vai deciso subito, non ti... se sta un momento fermo, Grazie. Boss, tesoro, dove siete? Ho capito che mi state dando tanta roba, ma non mi serve. Lei è morto così, lei è morto così. Là. Quelli rallentati, delle simpatiche moschine, che mi sembra sempre abbiano la barba ste moschine. Vabbè, sì, mi faccia sto danno, dai. L'ho recuperato. Oh, abbiamo trovato la stanza del tesoro, alleluia. Per piacere, dopo tutta questa fatica che faccio per trovarle, dammi una roba decente. Ah, ho capito perché fa così tanto danno, perché abbiamo BFF. Anche questo adesso fa un sacco di danno, allora. Venga, alla fine BFF. Non l'abbiamo buttato via. Vediamo quanto danno fa. Abbastanza. Un quantitativo sufficiente di danno. Sufficiente di danno. Fa lei, dai. Così è contento, si sente utile. Che stanza inutile! Che stanza inutile! Oh! Ci hai provato, a prendermi alle spalle, maledetto. Dove cavolo è il boss? Da qua, era qua.
Ah, questo è di quelli in cui sono velocizzati tutti. Ok. Buongiorno, signor Brownie. Mi faccia qualche danno su. L'autorizzo a farmi qualche danno. Non troppi, ma qualcuno può farmelo. Uno era il numero quantitativo perfetto di danno che poteva farmi, signor. Ho del tier zap. Già meglio. Si scende. Si scende. Mamma. È l'ultimo negozio che abbiamo, quindi... Caro gioco, se vuoi darmi un restock, è il momento giustissimo per darmi un restock. Io te lo dico... È il momento perfetto per darmi un restock, gioco. Ormai non hai più altri grid da darmi. Quelli li abbiamo già passati tutti. Valeva il tentativo, visto che erano due per mezzo cuore. Sì, 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 è buono lei. Ah, tra l'altro adesso voglio vedere una cosa. Questo non l'ho mai, non l'ho ancora controllata, cioè se io entro nella stanza e non attacco nessuno, il fantasma... Già. 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 Negozio. Sì, grazie. Sì, grazie. Fantasma, ci sono lì, ci sono dei cosi. Fantasma, ci sono dei ragni. Signor Fantasma, vada a prendere il ragno. Ok, grazie, molto gentile. Sì, va bene. Sì, grazie. No. Non mi serve. Cioè, c'è il Black Lotus, non lo prendo. Davvero c'è il Black Lotus, non lo prendo. E c'è il Black Lotus... Black Lotus non lo prendo. Ah, sì, sì, allora se attiviamo l'altare ci toglie due minion su tre, ma ci spawna due oggetti di Satana. Che ne dite? Detto questo io prendo tutto, cioè. Niente di sta roba mi serviva, ma meglio guardare che non guardare. Lo facciamo andare? Dai, vai.
Ha tolto solo quello dei soldi. Vabbè. È stato bello. È stato bello. Buon Sergio, esatto. Così, è andata così questa mamma. E tra l'altro, se non spariamo, possiamo farli tutti. Non è considerato attacco avvicinarmi solo. Quindi adesso possiamo fare la stealth, ragazzi. Adesso possiamo fare la stealth. Non ho mai fatto in Isaac una run stealth. E non mi riuscirà proprio sempre, ve lo dico. Ho sbagliato la metrica, che fesso. Tutto su. Sì, posso prendere danno, certo, sono solo invisibile. E siccome sono dopo mamma, prendo anche un cuore di danno. Però ammetto che la run stealth non l'avevo mai fatta. Questa ammetto che mi mancava la run stealth. Grazie, signor Livello. Ci provo ad andare stealth fino in fondo. Ci provo. Ci proviamo ad andare stealthy. Dammi l'ultima pretty fly, dai. Dai, dammi l'ultima pretty fly. No. Ok. Dammi l'ultima pretty fly. Ho anche 6 di luck, dai. Che stronzo. Adesso mi spawna solo più mosche buone, no. Perché col coltello crepano. La prima domanda è ignorante totale. Prima, quando vedi 99 monete, infatti non le prendevi più, ti sei fermato e hai detto questo sì che è la cabra. Cosa l'hai capito? C'è un piccolo riflesso verde sopra, invece che bianchino.
E Isaac è fatto di mille piccole cose, di mille piccole meccaniche che impari giocandolo. È una delle cose belle di Isaac, è un gioco semplice, ma in realtà c'è un sacco di roba che puoi capire, vedere, approfondire, no? Ce la fa a darmi l'oggetto con tutte queste monete che le sto dando, dottore? Ho capito che mi dà le bombe, va bene. Le bombe mi servono per andare via delle stanze, va, ho capito. Niente, non vuole darmi l'oggetto, perché lui può darmi anche la Pretty Fly se non erro. Mi può dare Scuttle e Pretty Fly. Mi sembra. Ma non sembra la run giusta per fare questa cosa. Mi ha dato 800 chiavi, va bene. Allora, facciamo così. Tanto raccogliamo un po' di soldi, monete, robe, cose qua attorno. Vada. Vabbè, mi sono rotto le balle. Grazie, arrivederla, è stato un piacere, ci vediamo un'altra volta. Voilà, poi. Poi. Va bene, va benissimo così. E ora che ricomincia a sparare, che ne dite? O la vogliamo fare davvero tutta stealth? Venga, signor fantasma. Non so come li ho uccisi, ma va bene lo stesso. Posto così. Posto, grazie, arrivederla. Di qua abbiamo finito, quindi sarà di qua. Come dire che Fadese mi affascina molto. Perché in realtà è che, perché le skill che uno deve avere per giocare ad Isaac sono veramente semplici, cioè non è semplice giocarci, ma alla fine devi schivare, devi fare, devi sparare per centrare i nemici, capito? Cioè è una roba abbastanza elementare come meccaniche in sé. La cosa difficile di Isaac è che tanto più sei bravo, tanto più riesci a recuperare una run che è partita male. Mentre quando inizi a giocarlo, fai le run che sono semplici, essenzialmente. Cioè, quelli qui, gli oggetti ti dicono bene. Man mano, c'è sempre più il fatto di dire, ok, riesco a resistere tanto fino a che non mi arriva qualcosa di decente. Anche se i primi livelli magari c'è degli oggetti orribili. Questo potevo farlo perché vuole Pretty Fly. Aia, scemo. Di guerra. Questa non me l'aspettavo, perché effettivamente separandosi ha occupato più spazio e quindi mi ha preso. Vabbè. Direi che il premio è comunque risolto.
Allora, io ho il coltello in questa direzione, quindi se tu vieni in qua, grazie, molto gentile. Questo qua devo per forza, non posso fare la stealth questa stanza, perché non posso, loro non si muovono, io non posso girare il coltello. Ok, ah, abbiamo trovato mamma. Dove va lei? Non so se riusciremo a fare mamma, eh. Ciao mami. Una vita in più. Mi fa ridere un sacco il fantasmino, perché sembra sempre costantemente sorpreso. Scemo di guerra e senza pensione, lo diciamo sempre nella mia famiglia, ma non l'avevo mai sentito da qualcun altro. Vedi, invece c'è qualcun altro che lo dice. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Una e uno, un achievement l'abbiamo fatto. Dobbiamo fare ancora mille robe in questo salvataggio, ragazzi. Allora, Blue Baby deve fare Satana. Samson deve fare tutto oltre i primi due. Lazzaro deve fare Satana. Deve fare sia Satana che Lamb che Blue Baby. E andiamo con Lazzaro, dai. È stato difficilissimo, ho avuto paura che ti uccidesse, è vero. Vabbè, adesso mi devo ricordare. Il brutto di queste run così è che poi sei deconcentrato a bestia. E la prima run che fai subito dopo fai cagare. Rubber cement, va bene. Qua c'è una tinted. Gli occhi di Isaac sono leggermente inquietanti, ma faremo così come ci viene. E qua devo dire che siamo un po' strozzetto. Posso dirtelo, che sei un po' stronzetto. Ecco, spara al tuo amichetto. Non si ferisce con l'altro brimstone. Che stanza stronza. Non mi era mai capitata in mille ore di Isaac la stanza con i due. O se mi era capitata l'avevo sciolta e quindi non me ne ero accorto. Me ne sono accorto troppo tardi. E non ci arrivo, gioco. Ho un problema di range in questo momento. Ho un problema di danno di range, un po' di tutto a dire la verità. Però soprattutto di range in questo istante. Andiamo a prendere la tinted. Che se io fossi un giocatore di Isaac, di quelli pro, non prendere, se mi dà dei cuori blu non li prenderei adesso. Perché adesso non mi dà problemi essere danneggiato sui cuori rossi. Al prossimo livello mi preclude il patto con Satana. Ha un'altra tinted. Allora, cominciamo a togliere questo qua, grazie, molto gentile. Poi possibilmente togliamo quest'altro qua, che è venuto un po' troppo avanti. E questo qua c'ha 6 milioni di punti ferita. Ok, grazie. Tutti contenti, via. Gioco, vorrei un'altra run come quella di prima, ma con la differenza che questa volta andiamo anche da Mega Satan, dai. Ce la possiamo fare. Per ora stiamo andando bene coi cuori, eh. Un'altra bombetta mi servirebbe, grazie. Ho fatto due schivate bellissime e poi mi sono lanciato contro un altro tizio. Qua non c'era niente. Uno alla volta, venite per piacere. Non è che posso uccidervi a gruppi. Sempre uno alla volta morite. Non vi agitate, eh. Venga, venga, anche lei. C'è neanche per lei. C'è neanche per lei. Le lacrime sono infinite.
La mia pazienza no. Quindi si sbrighi. È il suo turno, numero 5. Serviamo il numero 5. Finita così, neanche una bomba, davvero? Fastidio quando il gioco ti dà più tinted che bombe. Dicendo facciamo a sera una challenge, una run e una grid, è vero. Così per cambiare un po', se no uno viene sempre le stesse robe. Ma anche perché poi, sì, vi dovete calmare entrambi e il panino non mi piace come figura del pertinaggio artistico. Dicevo, anche perché le challenge le sto facendo in un certo ordine, nel senso che sto evitando di fare challenge che mi annacquino delle pull. Ciao Gigi 90210, ah no, 20, 1920, non sei di Beverly Hills Gigi. Dicevo, sto cercando di evitare di fare challenge che mi annacquino la pull. Per esempio, faccio l'esempio più semplice, le rune. Ho fatto solo le challenge che mi sbloccano rune che voglio che ci sia nella pool delle rune. Quelle sono challenge che tenterò quando saremo alla fine. Mancheranno solo quelle. E 1024 ore di Isaac mi avranno insegnato qualcosa, eh? E non posso, gioco. Non posso andarci, se non posso andarci, non posso andarci. Cosa vuoi che ti dica? Se non posso andarci, non ci posso andare. Questo invece posso prenderlo. E nello specifico, anche questo qua posso prenderlo. Su Android o PC? Su PC. Android non esiste. Non so neanche l'avessero fatto per Android, onestamente, Isaac. Mi sono distratto. Ho guardato la chat. Io devo smettere di guardare la chat quando la stanza non è vuota. Quando la stanza è vuota, guardo la chat. Quando la stanza non è vuota, non guardo la chat. Adesso, bello rubber qui, Bowsing Tears. Mi dai un oggetto anche utile o andiamo avanti così tutta la run? Dai, è il tuo momento, Isaac. Per darmi un oggetto utilissimo. Allora, non mi dà un oggetto utilissimo, però mi dà un affare per rerollare. Ci vediamo dopo. Che esplosione. Perché intanto mi ha dato due bombe? Sì, ho capito che vi... Calma, uno alla volta, possibilmente, ecco, bravissimi. Allora, stavamo dicendo, è il tuo momento per darmi un oggetto utilissimo. È il tuo momento per darmi un oggetto utilissimo. È il tuo momento. Questo vuol dire tutte le secret. Però vuole anche dire che rischi una bomba sotto le chiappe. Lo voglio. Voglio le bombe infinite. E non è un brutto oggetto, è un oggetto con il quale prendi dei danni di sicuro. Sicuro prendi dei danni. Come si usa la pipa? Si mette il tabacco dentro e si accende. E poi si ricarica lo zippo prima delle live. Se no si usa l'accendino.
Io sto dietro l'odio più il danno che prendo che l'utilizzo che ne faccio. Io non lo odio. Non lo amo, ma non lo odio. Perché in realtà la cosa positiva di questo oggetto è che se ti abitui a usarlo, fa danni a tutta la stanza. E questo non è affatto male. No, grazie. E questo non è affatto male. Perché le bombe in realtà hanno tanti utilizzi. Io spererei una chiave. Ok, grazie che mi hai dato una chiave. Molto gentile il gioco. Perché confonde i nemici. In più, dopo che hai fatto andare la prima bomba, non so se se non smetti di sparare, non credo che ne faccia venire fuori altre o sì. No. Ok. Pillola, Pretty Fly. Ah, non ho visto che erano usciti quelli. Poi puoi fare queste cose simpatiche, capito? Puoi fare gli scherzi alle cacche che corrono. Salutiamo i follower sparamedici, assolutamente. Che sono a fare cose molto più importanti di noi. Allora, io vorrei la super secret. E già che ci siamo, anche la stanza del tesoro. Se per lei non è un problema. No, quella l'abbiamo già trovata, non è vero. Però la super secret, eccola qua. E a sto punto vale la pena andare al negozio? Con 16 monete, che ne dite? Come dare senso a un oggetto? Così. Allora aspetta, shot speed up. Forse preferisco ancora la petrified poop. Qualcuno muore dalla voglia di vederla live. Che brutta questa battuta. Orribile. Prenda una cosa, signor mostro. Lì. Possiamo finire la manina volendo. Grazie. Allora, tu vai bene.
Nail, no, grazie. No, grazie. Quindi stiamo andando verso l'angelo, davvero? Un volo al secondo piano, buono il volo al secondo piano. Ok. Bene, non benissimo, direi. Muoio lei, dai, muori. Bisogna di danno. Ho bisogno di danno. Quanti modi di volare troveremo secondo voi in questa run? Si accettano scommesse. Sì, e peraltro doppio volo in un posto che senza il volo non potevo raggiungere. Cioè, specificherei questa cosa. Doppio volo sì, in una stanza dove non potevo arrivarci senza il volo. Dammelo. Dammi il volo. E voi direte, perché prendere il volo? Perché il D4 è bello. Prendere i danni. Per carità, e col volo possiamo mettere ancora più a frutto questo oggetto. Tra l'altro, le nostre lacrime non spostano neanche le bombe, perché rimbalzano. Sacrifice. Ok, tutte quelle morte fuori dal coso sono morte, non hanno spawnato ragnetti. Qui abbiamo una stanza. Thunder Tides. No. Ma neanche per sbaglio. Di là dovevo andare. Pillola cos'è? Non identificata. La cac. Buona così. Magari voglio arrivare con la scaletta, ma non l'ho mica trovata la scaletta. Mi sono tolti in tempo, maledizione. Al diavolo. Al diavolo. Senta, grazie.
Grazie. Ieri che duplica. Mi frega duplicare qualcosa ora? Non tantissimo, a dire la verità. Non tantissimo in questo momento. Arrivederla. Ma mi è spawnata sulla faccia. Ok. Quanta gente brutta. La secret qua l'abbiamo già trovata, non abbiamo trovato la super secret, ma non so se voglio andare a cercare. Il resto l'abbiamo trovato tutto. Va bene così, dai. Sì, mi faccia passare. I tacchi. Andiamo a esplorare. Bouncy tears, no grazie. Tra tutti i trinket, quello è il più inutile per me. Qui non c'è, potrebbe essere qua sotto. No, qua sotto non potrebbe essere. Dove può essere la super secret? Qui può essere? Probabilmente sì. Ma non è. Qui può essere? Sì, qui può essere. Grazie di averci provato. Posto così come se avessi accettato. I funghi, hai ragione, Capjack. Mi dimentico sempre che i funghi possono droppare anche. Ma più che il trinket possono droppare il mushroom, quello di Mario. Liberty Cup non mi serve, grazie. Cioè, oddio, adesso posso anche prendere Liberty Cup. State lì, grazie, molto gentili. Molto gentili. Bravissimo, è andato proprio nel posto giusto. Pillola. Paralysis, va bene. Grazie. Hop, preso al volo. E si scende. Una l'abbiamo fatta andare così. Thunderbird no. Ci cascano sempre, è incredibile. Ci cascano sempre. Qua siamo a Caves 2, possiamo andare a fare il boss.
Abbiamo poco danno, poco danno, poco danno. Se non facciamo così non ci passa più. Ma tra l'altro lei è quello che spawna solo. Se non mi faccio del male da solo come uno stronzo. Non dovrei avere troppi problemi. Chi è? Va bene, ho capito, lo faccio seriamente. Niente, mi ha mangiato un quantitativo di cuori folle per questo coso qua. Per questo fesso galattico, tra l'altro. Grazie. Tears Up mi piace, mi dà indietro dei cuori, bravissimo. La coda di Guppy anche mi piace. Ah, ma stiamo andando a cercare. Vabbè, ma ormai non ci esce più, coso. L'angelo non ci esce mai più. Va bene, via. Non è una build proprio per fare lembe, questa, io ve lo dico. Non è esattamente una build per fare lembe. Qualcuno mi ha detto prendi funghi. Pensavo non fossero storditi per più tempo. Vabbè. Basta, getti delle balle, dai. Questa è esattamente quella casistica che stavo dicendo prima, no? In cui abbiamo tutti oggetti mediocri, quindi lo scopo è resistere finché non ci arriva un oggetto decente. Abbiamo sempre una iera, ricordiamocelo che abbiamo una iera. Sì, sti grassoni qua, i pipistrelli ciccionissimi. Meno per piacere, meno pipistrelli grassi, grazie. Secret. Grazie. Il contratto era Death List, non era quello bello. Il contratto era Death List, quelli che devo uccidere nell'ordine. Ci penso nemmeno. Intanto che è stordito può morire. Voliamo. Davvero grid. Non mi hai neanche dato gli Steam Sale, ma hai solo dato un po' di monetine, maledetto. Abbiamo già fatto tutto, basta. Andiamo via. Non è vero. È vero. Questa è la stanza della sfida, non è la Danger Room. Basta, grid, esatto, è sempre lì, è sempre lì. Comunque mi piacciono le tue live, sono molto rilassanti. Sì, e le mie sono live rilassanti. Se piacciono le live rilassanti, prometto di dare live rilassanti. Io non ho pretesa di fare le facce buffe, le reazioni, quelle... Oh! Non faccio neanche finta di spaventarmi negli horror, guarda. A te piace molto? Vabbè, a me no però. Si può dire, a me no. Sì, stia buono lì un secondo, lei. Ok.
Non abbiamo più chiavi. Il che potrebbe essere sgradevole. Grazie. Abbiamo solo una chiave, il che potrebbe essere sgradevole. Non ha funzionato due volte di fila, eh. Mi dà un fastidio non poterle spingere via ste cose. Ma quello lì da dove arriva? Chi l'ha spawnato? Chi gliel'ha chiesto? Paralysis, lasciamola lì. Paralysis, grazie. Sì, questo è uno di quei casi in cui in realtà si gioca di... cioè, fossi in privato, che gioco per i cavoli miei, ammetto che farei saltare tutte le rocce, tutti gli angoli, tutto quello dove può esserci la secret, eccetera, eccetera. No, quelli rossi ogni tanto li spawnano. Quelli rossi grossi ogni tanto spawnano quegli affari lì. Cioè, volessi davvero massimizzare le mie chance di... vabbè. Va bene. Faccia così, faccia cosa vuole. Un'altra stanza così, va bene. Che poi io mi posso mettere qui, no? E far così. E poi fare così. E poi fare così. Adesso mi sposto perché è arrivato sto qua. Poi dare ancora due mazzate a questo e aver risolto il problema. Ok, grazie. Non volevo fare quello che ho fatto. Ho commesso un errore molto grave. Il rune generator è molto bello perché noi abbiamo solo rune utili. Il rune generator in questo salvataggio può salvarti la run. Sempre di un po' di danno avrei bisogno, gioco. Continuo ad aver necessità di un po' di danno e di delle chiavi. Un po' di danno e delle chiavi. Farei saltare tutti questi, capite? Mi metterei qua con pazienza. Farei saltare tutta sta gente. Sono pirla, era la sacrifice. Allora, ricordiamoci che abbiamo Iera, che me ne ero già scordato io, che avevamo Iera. Ma ci riusciamo a fare sta stanza oppure stiamo qua 6 ore e mezza? Forse stiamo qua 6 ore e mezza, in effetti. È possibile che noi si stia qua 6 ore e mezza. Ma mi è spuntato sotto le chiappe. Dammi un cuore nero, dai. Maledetto. Mi sa che queste le lascio qua finché non decido se raddoppiarle o no. Perché due chiavi mi servono, a dire la verità. Qua non posso andare. Bravissimo. Resistance. Flatworm. Questo coso qua non me ne frega niente.
Senti, non ho voglia. Allora, qua abbiamo The Stars, Joker. Joker potremmo anche farla. Joker. Quanti cuori ho, amici? Zero di luck, non ne vale la pena. Item room, senza chiave, perfetto. Abbiamo guadagnato del danno, alleluia. Ci è costato caro, però abbiamo guadagnato del danno. Ora, Iera. Adesso è obbligatorio fare questo. Perché ci dà due cose che ci servono assolutamente. Ok, abbiamo finito, giusto? No, ci manca ancora l'item room. Anche questa da raddoppiare sarebbe stata bella. Ma siamo ancora in tempo per trovarlo da ieri, eh? Non è ancora detto. Non è ancora detta l'ultima parola. Tanto fai così. Anche questa sarebbe stata bella da raddoppiare. I'm excited. Allora, posa tutto qua per un secondo, per piacere. Andiamo a vedere se troviamo una runa, una iera in questa stanza qui. Nel negozio ci dobbiamo entrare di sicuro. Quanto ti odio. Per il culo mi pigliano. Si può dire. Bigger tears fa le facce più grandi, sì. Ma difatti possiamo anche pensare di andarlo a prendere, Bigger tears. Allora, non mi ricordo di quante stanze droppi la moneta, la cosa non mi ricordo dopo quante stanze droppi la va bene. Che odiosi questi qua. Dai, uno l'abbiamo preso a caso. Cosa mi hai droppato? Iera! In realtà Enigmista Testino era al 33%. Era un problema solo di quante, dopo quante stanze mi droppo una runa e il sacco delle rune. Perché io ho tre rune. Ho Degas, ho Iera e ho Algiz. Basta. Quindi non poteva dropparmi nient'altro. Per questo, era quello era il discorso che facevo all'inizio, no? Per questo io faccio le challenge, guardo prima che challenge fare e non faccio quelle che mi annacquano la pool con delle rune che non mi servono così tanto. Una Pretty Fly
e due Pretty Fly, uno di Luck, un altro di Luck, uno Hierophant e un altro Hierophant. 33, sì, beh certo. Allora, mi avete chiesto quello che ingrandisce le lacrime, che in questo piano non l'abbiamo lasciato indietro, quello che ingrandisce le lacrime. Sì, perché qua non c'era quello, c'era il piercing shot, e quindi sì, in realtà l'abbiamo lasciato indietro. Abbiamo un pezzo di gappi, dammi il secondo pezzo di gappi, gioco, per cortesia. Grazie, molto gentile. Ma diavolo, ma sì, The Devil, prendi, non serve un cazzo. E due. Ah, no, è qua. Bigger Tears. Vedi che li ingrandisce. Si può anche prendere Bigger Tears. Le falci sono carine da avere in bigger, in formato bigger. Perché è morto quello lì e non l'altro che era vicino alla bomba? Vabbè, non lo voglio sapere. Andiamo. Si scende. È un peccato che le Bouncy Tears annientino il Penetrative Shot. Sì, è vero. Verissimo. Sono queste, queste qua che vi dicevo all'inizio. Resisti fino a che non ti arrivano gli oggetti che ti cambiano la run. Voi non mi servite più a niente. Un po' nell'abilità di Isaac è anche quella di dire di sfruttare al massimo tutto quello che puoi avere. More Soul Art Drops. Non è così elevato. Due chiavi e un lock up. Qui cosa abbiamo di bello? La cap, pilota identificata, pilota identificata, Pretty Fly che non serve. Wurp, Tears Down non mi piace per niente. Pretty Fly continua a non servirmi. Quello è Algiz. Allora, lascia qua per ora. Tanto non mi servono immediatamente tutte queste cose. Sicuramente mi servono tutte e due. Un altro Algiz. Ok, cuori non me ne servono. Un cuore nero, grazie, lo prendo. Non è la mia priorità, ma lo prendo lo stesso. Non posso più spararle via. Mr. Boom. Direi che non mi serve a niente. Facciamo così. In realtà non lo annienta, sai, passano e battono contro il muro. Perché passano dritte per dritte, cioè non tutte vengono rimbalzano. Lì ci torniamo dopo. Qui facciamo così. Ah,
Algiz l'abbiamo, va benissimo. Ah no, qua è meglio se faccio così. Grazie. Due cuori vanno più che bene. Ieri. Fossi paziente, finirei il piano io, perché se me ne droppo un'altra sono per quattro. E che stanza di merda, urca. Stanzaccia questa. The Tower non mi serve, tra tutte quella che mi serve di meno, The Tower direi. Negozio non l'abbiamo ancora aperto, non l'abbiamo ancora aperto. L'abbiamo già trovato, ma non l'abbiamo ancora aperto. Grazie, arrivederla. Queste chiavi qua le usiamo per aprire le casse così. Abbiamo trovato un'altra chiave. Peccato un altro Algiz. Un Death. Apri questa. Qua sotto c'è la secret. Mi dia. Vabbè, fortuna. Proprio l'oggetto che speravamo di trovare, giusto? Apriamo questa. L'eremita che mi teletrasporta allo shop. Ti prendo dopo, eremita, adesso aspettati un secondo. Allora, esci di qua, vai di là, vai di su. No, era mamma, ho sbagliato il conto. Che pirla. Tiri fuori la manina, mamma. Pensavo di non essere già mamma, porca miseria. Ho proprio sbagliato. E vabbè. Pazienza, giusto? Abbiamo perso un oggetto, il negozio, abbiamo perso tutto. Tanto mi andrà a far Satana. Signor Krampus, buonasera, è una stanza piccola lei c'è. Lo sa? Che lei si trova in una stanza piccola.
E io non sono contento di questa cosa. Però almeno mi dà questo, che è molto buono. E non ho modo di uscirne. Che errore, esatto. E vabbè, se uno sbaglia, sbaglia. Vediamo se siamo abbastanza bravi da farla funzionare anche così. Sicuramente aiuta l'avere trovato Lamp of Call. Il gioco mi prende in giro, mi dà una iera qua e il... Non ho chiavi il gioco, se no ne dopo ne riparliamo, volentieri ne riparliamo. Cosa mi ha preso? Ammetto che non so cosa mi abbia preso. Sì, se tira fuori la testa andiamo avanti, se no stiamo qua tutto il giorno, eh. Anche lei, se tira fuori la testa possiamo procedere. Se no stiamo qua tutto il giorno. Per carità, abbiamo tre pretty fly, non è che si è messi male. Non potevo uscirne perché ormai era troppo tardi. Troppo tardi era. Vabbè, ho preso un po' di danni da stronzo. Tinte non ne vedo. Tinte non ne vedo. Chi è? Isoka VDV. Grazie per il follow. Un'altra iera. Allora, io ammetto che vale la pena andare a cercare una Tinted con tante iera così. Ne vale ampiamente la pena. Qui non ci sono Tinted. Qui non ci sono Tinted. Qui non ci sono Tinted. Io li odio, tipo. Mi dai una Tinted per piacere. Mi dai una Tinted contenente un Soul Art per piacere. Ce ne sono altre che non abbiamo visto. Questa è una Tinted. Ti odio, gioco. Ho specificato che contenesse... L'ho detto che doveva contenere un soul art. Tic. No, grazie. Algis che mi serve dopo, grazie. Va sempre bene Algis, una Tinted. Non vedo Tinted. Lord Giurge, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Per quelli che hanno fatto il follow adesso, sappiate che io faccio Isaac una volta a settimana, almeno. Poi magari di più, chi può dirlo. Però almeno una volta a settimana è garantito Isaac. Lo dico perché so che c'è gente che viene solo per Isaac. Allora, cominciamo a giocare Secret. Qua no. Qua ci può essere Secret, sì.
Da entrambi i lati, sì. Eccola lì. Qua ci può essere la super secret, però. Cioè, nel campionato delle cose inutili, questa la vince. Per carità, posso ancora trovare la pillola che mi dà due excited. Arriva Wizard, Paralysis e non identificata. Vai! Infested. Guardiamo. Non vado via da qua se non trovo delle tint. Non trovo almeno un soul art. Io non vado via da qua, ma il gioco mi manda via perché sono finite le stanze, maledizione. Ah, però aspetta un momento. Ho ancora una cosa da fare di qua. Buonasera, vedo che ha salutato Lord Giurge, benvenuto. Bravo gioco, mi hai dato un soul art. Se tu me ne dessi altri due saresti perfetto. Un altro, va bene. Iera. Andiamo a prendere l'altra iera. A volte Isaac bisogna spremerlo per far funzionare le run. Iera. Ok, giusti 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 giusti, ci manca ancora una super secret che dubito sia qui, vero gioco? Vabbè, dove può essere? Può essere qua. Ma non è qua. Può essere qua. Ma non è qua. In teoria non può essere qua, ma io non sono più sicuro di nulla nella vita. Tanto dobbiamo andare a riprendere non il tick, grazie. Algit dobbiamo andare a riprenderlo. Adesso mi servirebbe una super secret con dentro 12 chiavi. Non è qua. Lì ho già provato. E non ho già provato ovunque a questo punto. Qua potrei averla mancata? No, può essere qua sotto. Vabbè, l'ultimo posto che abbiamo trovato. Va bene, grazie gioco, va bene così. Va bene così. The Fallen. The Fallen può quasi valere il coso, vero? Ma se esco e rientro me lo dà? Sì, grazie. Sì, grazie. Quello me ne frega niente.
Alla fine ride bene chi ride ultimo. Giusto? Ride bene chi ride ultimo. Ciao! Cuore di mamma. Pillola identificata. Vai! Bombs are key. Va benissimo. Infested. Infested? Direi che era la stanza perfetta per usare i ragnetti. Un'altra iera. Peccato, niente di sconvolgente in questa stanza. Le chiavi le abbiamo subito messe a fruttare, eh. Ad un certo punto ci darà della roba buona con tutte ste casse, giusto? Peraltro a me servirebbe un gappi. Non una bomba troll, ma un gappi. Super Pride, va bene. Ha fatto tutto il Cavaliere dell'Apocalisse. The Devil, va bene. Poi torniamo a prenderla ieri se ci serve. Davvero, una cassa per stanza mi sta dando? Io la prendo, è una cassa per stanza, non è che non la prendo. Schifo non mi fa una cassa per stanza. Qui rispondo a muschine come non ci fosse un domani, un'altra iera. Questa qua è proprio un po' stronza come stanza. Qua non prendere nessun danno era veramente un po' un'utopia, eh. Sono morti tutti prima che io potessi... Ah, che bello avere il danno. Ah, che bello avere il danno. Ho capito che spawnano più casse per quella cosa di gappi, ma mi sembra esagerato. Una bella run delle casse. Spero che vi piacciono le casse, perché ne abbiamo. Se mi estrae la testolina facciamo qualcosa di positivo. Grazie, ok. Non... o uno o l'altro. Un'altra iera. Degli inutili soldi. Io arrivo a cercare una tinted, e un algiz, così. Una tinted ed un algiz. Nell'ordine che preferisce, io c'ho bisogno di gappi qua. Ma lui non mi dà gappi. Va bene. Valeva il tentativo, perché gappi è sempre gappi. Qui niente. Tinted, no. Pensavo avessimo finito, invece ce n'era ancora uno. Ok.
VURP, qual è l'ultima pillola che abbiamo preso? Non lo so, ma lo stiamo per scoprire. Infested, va bene, infested. Niente tinted. Un'altra IR davvero? E non mi serve un'altra IR, un signor gioco, mi rendo conto, ma un'altra IR qua non ci posso andare, ho troppi cuori rossi per andare lì. Secret. Ci ha detto bene prima, magari ci dice bene pure adesso. Qui no. Qui potrebbe. No. Qui è un po' stronzo, ma anche qui potrebbe. Qua abbiamo già provato. Qua niente. Qua su niente. Qua giù. No, laggiù. No. Oh, ce ne sono due, non ne abbiamo trovate ancora neanche mezza, davvero? Qui ho già provato, qui ho già provato, non ho provato qua dentro in fondo per la Super Secret. No. Non abbiamo più tante alternative. Qui non può essere. Qui può essere, sì, sia qui, che qua. Un funghetto, Damage Tear Zap. Vale la pena, secondo voi? Ah, ecco qua una tinted. Grazie. Tanto non ho nient'altro da duplicare, cioè. Ok, locusta esplosiva, sì. Ma non è che abbiamo problemi di cuori, diciamocelo. E una iera a sto punto la porta piano di sotto. Non mi ha dato coso, non mi ha dato Algiz, e quindi faremo con iera. Questo è un lock up, questo è un lock up, questo è un lock up, questo è un lock up. Questo mi dà un bel tier zap, eh. Probabilmente conviene. Conviene. Nessun dubbio che convenisse. Cuore nero. Torniamo a prenderlo dopo. Se mamma ci fa dei danni, torneremo a prendere il cuore nero. Anzi, in realtà, prima di fare tutto questo, potrei ancora. Va bene così. Ci voglio andare a cercare l'altra roba, va bene questo. Quel fungo è tipo danno per 0,9 meno 0,4. Non so cosa hai detto, ma va bene lo stesso. Buongiorno, madre. E un danno lì dovevo prenderlo.
piuttosto così. Satana. Non vorrei perdere nessuno dei famigli, a dire la verità. Perché i famigli sono forti, quindi va bene così, grazie. Cuore nero e possiamo scendere. Funzione tipo 6000 che riduce il danno in percentuale anche degli oggetti che prenderai poi. Va bene, ma non... Lo tears up, capito? Non mi lamento. Però mi ha più che raddoppiato il tears up. Cioè sparo veramente ad una... Non mi ha dimezzato il danno, ma mi ha tolto 0,80 di danno, ma mi ha dato veramente tanto tears up. Uno, due. Allora. Arrivederla. Cioè, vedi che le sciolgo veramente molto più in fretta tutto adesso. Allora, excited no. Pretty fly no. Vurp. Questa è amnesia. Amnesia è brutta. Non voglio farla col vurp, grazie. Dottore. Grazie. Anche lei per cortesia, grazie. Peccato, neanche uno. Avendo noi amnesia dobbiamo fare questo tutte le stanze. Ma una l'abbiamo già trovata. La cosa bella di questo sparo qua è che non mi... è che non mi sposta le bombe che creo, quindi stanno dove le metto. Che è una cosa molto bella. Non mi servono i soldi, non mi serve a niente tutta sta roba. Uno lei e l'altro lei. Allora, io posso fare così. In teoria è così, esatto. Posso fare così. Così. Ok, abbiamo un cuore e due iera. Perfetto. Vorrei un pezzo di gabbio ancora a gioco. Se per te non è un problema, vorrei un pezzo di gabbio. Bella locusta, ma no grazie. Scioglili tutti, grazie, molto gentile. Abbiamo un altro cuore blu e un'altra iera. Mi dai un algiz per piacere? Ti spiace darmi un algiz? Venga qua. Venga qua anche lei. Lei stia fermo lì. Dicevo, vorrei un pezzo di... Vorrei l'ultimo pezzo di gappi, se fosse possibile, gioco. Vale assolutamente il tentativo. Ho un milione di cuori ovunque. Vale assolutamente il tentativo. Che uno di questi sia un pezzo di gabbi, non lo è. Peccato. Pretty fly non mi serve. Bombsar key
Bombs a chi mi serve? Bombs are key. Infested. Andiamo con Infested. Sarete di qua, scendiamo. Un'altra iera, basta iera, voglio l'altra. E non è ancora uscita una. Una dega, eh. Hanged Man. Ho perso il boss. Mi è sfuggito il boss. Non ho più il boss. Boss. Non ne valeva la pena. Sì, va bene. Calmati, rilassati. Te raddoppi i cuori. Raddoppi i cuori. Tanto io vado a cercare il boss, lei non si preoccupi. Qua converte nei pick up, nelle robe. Qua non c'è uscita. Qua c'è un'altra iera. Ma qua non c'è uscita però. Che strada mi sono perso, ragazzi? Ah, intanto fai così. Ok. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Allora, stavamo dicendo, ma io non voglio questo però. Dove è andato il mio trinket? Ah, è qui per terra. Mi scusi, non l'avevo più vista. Allora, stavano dicendo di qua. Ah, forse poi sono tornati indietro. Esatto. Tutto ciò c'ha senso. Algiz, vedi che basta aspettare e lo troviamo. Algiz, sacrificio, puoi tenertelo. Allora, facciamo prima cosa? Facciamo prima Satana, grazie. Uno, due, tre. Venga, venga. Allora, Satana l'abbiamo fatto, a posto. Via Satana, fine del problema, arrivederla, grazie. Adesso, siccome noi siamo dei giocatori fetenti, giusto? Torniamo qua sotto e abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... di questi. Non abbiamo lasciato degli altri ieri in giro, vero? Perché vi sto chiedendo degli 8? Perché io potrei anche
decidere di fare Mega Satana in questa run. O almeno provarci. Giusto? Perché abbiamo il 50% che ci sponi, peraltro, una marea di cuori. Non mi ricordo a che punto può spawnarmi tipo 20 cuori blu. Non me lo ricordo più a che punto è che può spawnarmi 20 cuori blu. Me lo controllate se è prima o dopo gli angeli. Come mi ha preso quel proiettile che ho 3 PT Fly, lo so solo lui. Mi ha spawnato monete, va bene. Che tolgo solo per evitare questo suono mentre combatto con l'ultimo angelo. Al decimo, e gli angeli quando li spawna? A che numero li spawna? Sono 11 e 12? Tra i due angeli, quindi non me li ha spawnati. Ok, chi è? Malvaiso! Buonasera, benvenuto a vedere Isaac, anche lei. Ben arrivato. Come stai, Malva? Ok, abbiamo finito, vero? Non abbiamo altre cose da fare qua. Se non spararci direttamente da Satana, ma eviterei. Perché dobbiamo fare ancora coso? Scenda. Stanchino. Come stanno andando le run? Bene, abbiamo fatto una challenge, abbiamo fatto Satana con Lazarus e adesso stiamo andando a fare Lamb. Ma il Vaisso, se non lo conoscete, andate a tirargli un follow, perché è uno di quegli streamer non enormi, che però mi piace, che guardo anch'io. Quindi ve lo consiglio. Io sono molto parco nei re-host, però quando uno mi fa l'host, lui me l'aveva fatto un po' di tempo fa, ciao Gimozzo, me lo sono segnato e sono andato a vedere cosa faceva. E devo dire che è in auto-hosting perché mi piace come... E poi tra l'altro fa le live in un orario assurdo. Cioè lui alle 8 del mattino si mette a fare live. Sei un pazzo, Malva. Dovremmo fare una live assieme ogni tanto io e te. Allora, in teoria abbiamo la coda di gappi, quindi troviamo un sacco di casse. Se in una di queste ci fosse un pezzo di gappi io sarei più contento. Perché ne abbiamo già due. Vabbè, mai tira. Va bene, sì sì, dammelo. Venduto. Malva è un carlino. Faccio provare il viso. Assolutamente sì, enigmista. Zoster TV, grazie per il follow. Benvenuto su Unnecessary Pixels. Buongiorno, permesso. Grazie. La maschera la prendo. Dare a fanculo subito. Grazie, molto gentile. Rivederla. È stato un piacere. Il danno non lo prenderei neanche per un oggetto. Fate cosa volete. Tanto qua c'è la sagra del piercing shot e delle bombe. Tra tutti i boss che mi fanno paura, voi siete l'ultimo proprio. Tra l'altro, voi forse non lo sapete, grazie a Gomorra CT84. Grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Questo qua è il mio secondo save, perché il primo l'abbiamo già finito. Tra l'altro, ma perché io non ho fatto saltare qua il coso? Bombs are key, no grazie.
Quanti? Non so se ce la farò, Buongiorno. Ce n'è uno sopravvissuto. Bravissimo, fortissimo. Ok. E ieri duplichi pick up. Benissimo. Prossima cassa la duplichiamo. Ah, è vero che lei è ancora vivo, mi scusi, non volevo mancarle di rispetto. E la duplichiamo. E poi andiamo a cercare un'altra iera. Giusto. Salve lei. Quanti che siete, mamma mia. Ma vi fate del male l'un l'altro con i brimstone? Spero tanto di sì io. Uno è andato e l'altro è andato. Dead Sea Scrolls, puoi tenertela. Che brutta stanza. Che brutta, chi è? Adesso guardo, aspetti che c'è la Curse of the Darkness, non vedo chi c'è. Box of Spiders. Mi dia gli spiders, meglio della bomba che le infinite. Stex, grazie per il follow, benvenuto anche a te su Unnecessary Pixels. Dovremmo cominciare a difenderci con fortificazioni in muratura, con tutti questi raid ed incursioni, è vero. Bombster Key non la vorrei. Cioè, non vorrei arrivo Wizard, a dire la verità. Bombster Key è meno rilevante. Buongiorno, lei. Facciamo così, va. Iera. Vedi che c'è un'altra iera. Tac. Ci vediamo dopo. Remote the Donator. Non mi serve a niente, ma lo prendiamo e prendiamo le 5 bombe. Cosa mi ha colpito orrendamente così? Ma che bello! Signori, voi siete la cosa più inutile del mondo. Un po' di bombe. Che adesso sono anche allegramente velenose. Lusty Blood va benissimo. Se mi smolla ancora un Algiz, signorina, io le sono grato. Taurus. Vabbè, non volevo prenderlo, l'ho preso lo stesso. L'ho già fatta sta stanza, gioco. L'ho fatta un secondo fa sta stanza, gioco. Ah no, ce n'era uno in meno, va bene. Oh, ho chiesto Algiz, mi ha dato Algiz, Che carino. Con Algiz posso andare a fare direttamente coso. Faccia cosa vuole, c'ho Algiz, faccia cosa vuole. Questo è il motivo per cui non volevo prendere Taurus. No, niente victory lap, grazie, che dobbiamo tornare di qua. Se educatamente mi passa questa Curse of the Darkness, ci vedo di nuovo.
Lo stesso è molto bello, sì. Io le giuro, voi siete molto meno pericolosi adesso. Va bene. Red Special 81, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Volete sbloccare Forgotten? Tra l'altro arrivando qua con la palla da della roba sto a fare. Anche se hai già sbloccato Forgotten. Finito. Andremo a morire da Mega Satan male, ma per carità. Non abbiamo dubbi di andare a morire. A meno che qua non ci sia veramente qualcosa di definitivo. Contagion, che non è una cosa definitiva. Ghost Baby, che non è definitivo. Homing Bombs, che non è definitivo. E questo che è peggio... Tra l'altro mi stacca la testa dal corpo. Ma io non ho il corpo. Io non ho il corpo. For the lulz. For the lulz. E ho la testa che gira. Ma il problema di questa cosa qui sapete qual è? Che la testa non è danneggiabile, il corpo è danneggiabile. Quindi quale cavolo è la mia hitbox? Sono immortale? Cioè è la combo definitiva? Falla. Ha fatto lo stesso oggetto che ho. Ha simulato lo stesso oggetto che ho. Fantastico. Non te lo so dire. Lo stiamo per scoprire, ma non ne ho idea. Allora, facciamo una cosa ancora bella, va? Così, sempre for the lulz. Difatti mi spawna sotto il corpo questa cosa qui. Non me la spawna... sotto la testa. Per essere rana assurde di Isaac è questa. Cioè il tuo corpo ora è la parte vulnerabile di te. Non hai il corpo. Che meno male che ci sono le moschine che mi dicono dov'è. Vabbè. Vabbè. Non ho voglia di cercare la Super Secret, vi dico la verità, e quindi andremo da Mega Satana così e vedremo se siamo immortali o no. Prima accendiamo meglio la pipa. Transcendence, make Isaac body invisible, leaving only a shadow where his body is. Come risultato Isaac diventa difficile da controllare. Va bene, vabbè, ma l'avevamo già data per persa, se devo essere sincero questa cosa. Mi scusi, abbiamo coso qua. Togliamone uno. Per carità, io ci provo. Anche perché le bombe che... Ok, sì, ho preso del danno. Va bene. Grazie, arrivederla. Grazie, arrivederla. Sono immune, grazie, alle bombe. A quello sono immune. Questo muore in fretta. Questo è morto in fretta.
Perché non sono morto? Lazzaro, è vero, è spawnato lì. È la prima volta in vita mia che Lazzaro serve a qualcosa. È la prima volta che Lazzaro serve a qualcosa in tutta la mia, in 1025 ore di run di Isaac. È stata la prima volta che è servito Lazzaro. Mega Satana con tre cuori. L'unico oggetto che ti respawn nella stanza. Sì. Finalone, assolutamente. Finalone. Vabbè, sblocchiamo la Pandora's Box, sblocchiamo Long Baby, sblocchiamo le Super Special Rocks. Quanti cifre abbiamo fatto stasera? Finalone. Ci siamo sparati Lazarus con Satana, Lamb e Mega Satana. Fantastico. Cos'è il simbolo di fianco al 5 della Win Streak? Cos'è l'omino felice di fianco alla mia Win Streak? Chi sei, omino felice di fianco alla mia Win Streak? Chi sei? Chissà. Credo sia Win Streak di 5 della modalità normale. Ah, ho capito. Vabbè, così. Non l'avevo mai notato quando le ho fatte. Quindi abbiamo fatto 2 Mega Satan già. Perfetto. Poi dovremmo iniziare a fare anche le boss rush. Dovremmo iniziare a fare anche le boss rush. Indicare che non fai schifo ed è un winning streak. Non come me che è negativa, capisco, Zoster TV. E può essere questo. Va bene, sono le 00:33, direi che ci fermiamo qui. Abbiamo fatto 2 run lunghe, abbiamo fatto XXXXXXL e Mega Satana. Siamo stati... E questa non ci credevo di riuscire a farla, eh. Questa qua, di nuovo l'avevo data per persa, poi uno fa del suo meglio, giusto? Isaac è così, mai arrendersi. Va bene, io vi ringrazio della compagnia, noi ci vediamo domani sera, sempre dalle 21:30, non ho ancora la minima idea di cosa farò domani sera, magari proviamo qualche gioco nuovo, vedo di tirare fuori qualcosa di carino. Vi ringrazio per la compagnia, è stato un piacere sia la compagnia solita della chat, sia conoscere tutti i nuovi, spero di rivedere chi è passato qua per la prima volta questa sera, e noi ci vediamo domani. Buonanotte a tutti, ciao!